Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Siamo sì, Antonio, vai ce l'hai Ale? Va bene, vai. Ciao Fabrizio, buongiorno. Ieri buongiorno. Al tuo stesso posto c'era il presidente Zamparini. Tra le tante cose che ha detto su di te, secondo me ce ne sono alcune, almeno a mio punto di vista, che devo inorgoglirti. Ha detto che sei... che il Mirko Ricattatore non si discute, che hai ancora tanta voglia di fare il capitano, che vorrebbe che tu fossi un giocatore del Palermo a vita, praticamente fino a fine carriera, anche perché ti rinnoverebbe il contratto. Non perché il rinnovo del contratto lo vivresti come una pensione, come farebbero altri giocatori, ma tu lo vivresti da grande professionista, perché non sei solo un grande professionista, ma hai un cuore. E che ne pensi di queste parole? E poi ti volevo chiedere se è entrato nella storia del Palermo come miglior marcatore di sempre. Vuoi entrare nella storia del Palermo come il calciatore che rappresenta la storia del Palermo, però il miglior calciatore di sempre? Ma rispondo alla seconda, sicuramente sì, ho fatto da quando sono qua, ho sempre cercato di fare il massimo e gli obiettivi un po' personali, no, che mi sono prefissato da quando sono arrivato erano quelli, e ho la possibilità restando qua di andare avanti, spero di fare un altro campionato da protagonista come ho sempre fatto, di fare gol per me, per la squadra, e perché no, di aumentare il mio bottino con questa squadra e di diventare il più grande giocatore della storia del Palermo. Questo è quello che mi auguro. E sulla prima, sulle parole di ieri? Sì, sono contento, sono orgoglioso, vuol dire che comunque in questi 5 anni ho fatto bene, ho dato qualcosa e comunque la cosa più bella secondo me che ha detto è il fatto del rinnovo del contratto, perché sicuramente non la vivo come ha detto lui. Io se sto bene voglio giocare, altrimenti, come ho sempre detto, prendo, vado a casa, non ho problemi di assolutamente di niente, e non sono qua per cercare di portare a casa gli ultimi soldi. Sto bene e potrei anche smettere domani, sinceramente. Quindi se sto qua è perché ho ancora voglia di fare bene, ho ancora voglia di giocare, e se ho ancora voglia, e qua torniamo alla domanda che ti ho risposto prima, di cercare di entrare nella storia ancora di più di questa squadra. Antonio Guido, quello dello Sport. Zamparini ha anche parlato di rinnovo, sì, ma un giorno prima della scadenza lui lo farà. Ti va bene? Sì, ma non è detto che. Ma che giorno prima della scadenza? Ha detto De Laurentiis, sì. I rinnovi li fai il 30 giugno. Lo farò qualche giorno prima. Ha detto anche a dicembre. Vabbè, lui. A dicembre, veramente ha detto anche prima. Cancelliamo la domanda. No, vabbè, ma io. Diciamo che non è, lui ha detto che non è tenuto a farlo un anno. Non è, io ieri io parlato. Lui lo può fare anche fra due. Io ho parlato col presidente ieri, l'altro ieri, e so che poi questa cosa ve l'ha detta, perché io ci sono rimasto male. Non so se comunque è stata travisata, l'ha detta lui, non l'ha detta lui, sul fatto che rinnoverà il contratto dicembre, gennaio, prima vedo come sta e poi vediamo. Ma non è un problema mio. Cioè, io posso arrivare anche l'ultimo giorno e forse farò così. Non è detto che se il presidente viene domani o viene a dicembre o viene a novembre e mi porta il contratto davanti che io lo firma. Non è detto. Anzi, forse non lo farò nemmeno, perché voglio andare in scadenza. Scusa, perché ci resti male? Voglio andare in scadenza io, a giugno vedremo io quello che ho fatto, come sarò fisicamente, se tutto va bene, se ho ancora qualcosa da dare a Palermo oppure no,
E poi a giugno decideremo, potrei anche andare via, andare da un'altra parte magari e cercare di dare qualcos'altro da un'altra parte, non lo so, è un problema questo rinnovo che si sta creando, una cosa che non esiste, perché io problemi di soldi non ne ho, problemi di rinnovare questo contratto a tutti i costi non ne ho, c'ho l'ultimo anno, lo faccio, spero bene, e bene e da protagonista non vuol dire che devo giocare per forza, perché magari qualcuno può intraprendere anche questa cosa, io sono qui, mi metto a disposizione del mister, se c'è qualcun altro ben venga, l'importante è che Palermo vada più in alto possibile, se io posso servire d'aiuto ai giovani mi metto a disposizione come ho sempre fatto, questo per me vuol dire essere protagonista in una squadra, fare capitano al di là della fascia o meno, per me la fascia la può prendere anche qualcun altro, fare capitano anche fuori dal campo, questo per me vuol dire essere protagonista, poi a giugno vedremo, potrei rinnovare come può andare da un'altra parte. Buongiorno capitano, buongiorno. Anselmo.it. L'anno scorso proprio da questa sala in ritiro abbiamo assistito a una conferenza stampa molto matura, molto equilibrata, dove hai invitato i tifosi a stare vicino alla squadra perché ti aspettavi una stagione di sofferenza. In effetti ha avuto ragione, perché il Palermo poi, soprattutto nelle settimane finali, è stato un po', ha avuto qualche problemino. Come ti immagini la prossima stagione, e eventualmente se anche quest'anno ti senti di chiamare a raccolta i tifosi per stare vicino alla squadra? Guarda, i tifosi dobbiamo comunque essere bravi noi a farli ritornare allo stadio, no? Non dico soprattutto con i risultati, quello sì, con le vittorie, però io penso che la gente, specialmente a Palermo, no, che in questi anni l'hanno dimostrato, la gente vuole vedere comunque giocare bene, impegnarsi, vuole vedere l'attaccamento alla maglia, questo vuole vedere. Se questa squadra, come penso quest'anno possa fare, farà bene sotto questo punto di vista, allora secondo me i tifosi ritorneranno allo stadio. Ma sarà un anno come ogni anno di Serie A, difficile, molto difficile, però spero che non sia un anno come quello dell'anno scorso, perché forse non ce la farei a tenere botta così. Spero che sia un anno difficile ma bello sotto tanti punti di vista, di toglierci comunque delle belle soddisfazioni. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Sport. L'anno scorso, giusto appunto per restare di un anno fa, in quella conferenza mi è preso molto bene che facesti. Grazie. Io ti chiesi, se ti ricordi, se è pentito meno della scelta di 2 anni prima del Birmingham, e tu dicesti va, forse chi lo sa. Ora ti chiedo, convinto di aver detto di no poi alla fine a Dubai, dove stavi per andare e di essere rimasto qui? Sì, io innanzitutto volevo ringraziare Zenga e Mise, perché mi ha dimostrato veramente la voglia che comunque mi voleva portare là a tutti i costi, e questo per me è importante. È importante perché con lui ho avuto un bel rapporto, seppur di 6 mesi, però vuol dire che gli ho trasmesso qualcosa, e quindi lo ringrazio. Avevamo raggiunto l'accordo, eravamo sul punto di fare l'operazione, e mi facevano 2 anni di contratto, non tantissimi, non andavo sicuramente a guadagnare cifre esagerate, stavo lì per lì, forse era uguale, diciamo, però andavo perché vedevo dall'altra parte veramente un forte interesse da parte dell'altra squadra. Poi ripeto, un po' il presidente ha fermato tutto, e un po' andare là da solo senza i bambini, senza la mia famiglia, ci ho pensato un po' e spero di sì, ho fatto ancora una volta la scelta giusta. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.